Giacomo, buongiorno ancora a tutti voi. Va avanti il nostro tour per il territorio della provincia di Como. Vogliamo farvi vedere tante belle cose, tante belle realtà. Ovviamente, subito il grazie va a Mondo Turistico, le guide di Mondo Turistico. La presidente è qua con noi, Rita Annunziata. Buongiorno Rita. Grazie, Ciao Marco, buongiorno a tutti. buongiorno a te. Dove ci troviamo quest'oggi da far vedere ai nostri amici telespettatori di Facebook? Ci troviamo in un piccolo paesino, Mezzegra, che è veramente un gioiello. Centro Lago, diciamo. Sì, Riferimento esattamente. geografico Centro Lago, dai. Dal 2014 però fa parte del comune della Tremezzina, ma di per sé stesso Mezzegra è formato da sei diverse frazioni per circa 1.000 abitanti. E qui ci troviamo alla scoperta di qualcosa che non tutti sanno. Io per primo ne avevo sentito parlare, ma sapevo poco, che è questo. Eccolo qua, perfetto. Esatto, la casa dei presepi, signori. Signori, c'è la casa dei presepi. E adesso in epoca lockdown è chiusa, giusto Rita? Sì, per motivi appunto di sicurezza, altrimenti è sempre aperta e noi quando portiamo i turisti alla scoperta della Greenway, perché passa proprio da qui, Questa è la Greenway, sì, Rita, giusto? sì, che Ok, sono perfetto. 10 chilometri totali, ovviamente ci fermiamo e i turisti stranieri e anche quelli italiani ovviamente ne rimangono sbalorditi. Ma vi presento Massimiliano Frequelli che ci parlerà proprio di questa casa dei presepi. Massimiliano è il presidente del consiglio comunale, giusto? Giusto, Max per tutti, Max. Max. Max, questa è la casa dei Questa è la casa dei presepi. presepi, è un Grazie, comune. intanto, No, grazie a voi ovviamente, perché è per molto bello. essere a Tremezzina. La casa dei presepi è uno degli edifici più antichi della frazione di Bonzanigo. È una casa colonica. Da 9 anni ospita al proprio interno delle opere realizzate dalla locale sede dell'Associazione Italiana Michel Presepio. E tra l'altro sono opere particolarissime, alcune ambientate proprio in alcuni scorci delle frazioni dei paesi del lago e soprattutto della Tremezzina. Sono tutte opere con pezzi unici, tutte le statue sono fatte su disegno dell'artista che realizza il presepe. Questi sono grandissimi presepi, ci sono qualche... Possiamo, Certo, Max, possiamo perché entrare. come diceva giustamente Rita, in epoca lockdown non si può venire. Noi oggi lo Sì, facciamo oggi eccezionalmente, sì. giusto? Ecco, lo tengo a precisare, ma è chiuso purtroppo. Oh, di solito quando arriva qualche gruppo contatta alla pagina Facebook AIAP Tremezzina Com'è e la ci si pagina, scusami? organizza. AIAP Tremezzina, Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Ok, Tremezzina, su Facebook perfetto, con ecco, un questo lo potete messaggio o contattare. con una... Entriamo qui dentro, amici. Ecco qua. Lo so che siamo a agosto, il presepe, però è una gran magia questa. Bravi ragazzi. Tanto questo è un presepio innevato, quindi aiuta a sentire un po' di fresco in questo Sì, periodo. cioè, è un presepe innevato, esattamente, proprio così. Massimo fa complimenti. Ciao anche a Paola che dice che non sapeva che c'era questa sede della Tremezzina. Ecco qui, AIAP, sede di Tremezzina. Se volete saperne di più, ciao anche ad Anna, ciao a Samuele, a Rocco. Buongiorno, caro Rocco. Grande eccellenza anche questa del territorio. Ecco qui, Massimiliano, entriamo solo un attimo perché abbiamo visto che non abbiamo una Qua grande connessione, però ci voglio sono far altre vedere, tre fammi vedere, illuminami un attimo la Sì. cosa, così almeno facciamo vedere ai nostri ascoltatori e telespettatori quanto è bello questi, quanto sono belli Ovviamente il questi. bello della diretta, aspetta, Sì, dobbiamo chiudere un vai attimo la porta tranquillo, che vai se no tranquillo, parte non parte l'illuminazione, l'illuminazione. ecco, perfetto, bravo Max. Ecco, guardate, ci fermiamo qua. Sono altre due stanze in fondo con altri 5 o 6 presepi. È un ingresso libero, vero Max? Ingresso libero. Quindi, vabbè, una volta che sarà finito questo periodo del Sì, lockdown, speriamo speriamo presto. presto, si potrà venire a Sì, rivedere. anche perché di solito facciamo numeri buonissimi, tantissimi Vi visite, quello facciamo ormai è i una più tappa fissa per chi sinceri passa la complimenti, Greenway. Max. Veramente grazie, Rita, perché è una chicca veramente molto, molto bella. Casa dei Presepi, allora, qua a Bonzanigo, la frazione è Bonzanigo di Mezzegra, dove ci troviamo quest'oggi. Però, Rita, il paese dove appunto oggi ci porti alla scoperta è ricco anche di altro, e tra cui poi chiuderemo, c'è una pagina di storia che tutti credo abbiano sentito perlomeno,
c'è la fine di Benito Mussolini, vero? Esattamente. Qui, poco avanti, adesso andiamo... Poco più avanti. Adesso proseguiamo un po' percorrendo quella che è la Greenway. Questa è la Greenway. Come ti dicevo, parte da Tremezzo e arriva fino a Colonno, sono 10 chilometri, e veramente ti fa attraversare zone molto caratteristiche, borghi incontaminati. Guarda, è vero. Guarda qui, basta girarsi. Questo è proprio il borgo, diciamo così, proprio di Mezzegrad. Vedi anche tutte queste case con questi affreschi che ancora ti fanno ricordare quello che erano un tempo le ville, le case padronali. E stiamo per raggiungere uno dei punti più panoramici di questi 10 chilometri. È vero, perché questo è un punto panoramicissimo, straordinario. Adesso ve lo facciamo vedere. Salutiamo anche l'amico Fabio che ci guarda da Garzeno. Ciao Fabio, buongiorno. E questo vedi, quindi è un pezzettino di Greenway. Assolutamente sì, è tutto qui a mezza costa, quindi no, è una passeggiata semplicissima, sì, adatta a tutti, ma soprattutto è il panorama che lo rende così eccezionale. Ve ne renderete conto tra qualche istante. Hai perfettamente ragione, perché in effetti qua il panorama è, come dire, mozzafiato, tanto per cambiare. E questa è la chiesa parrocchiale di San Giorgio? Sant'Ambondio, scusa, sì. Ok. Era la parte vecchia, la vedi qui sulla destra, dell'undicesimo secolo, invece quella che ora vediamo come chiesa di Sant'Abbondio è di stile barocco. Ok, perfetto. Ecco. Tra poco il panorama si aprirà su quella che è la penisola di Lavedo, Lezzeno di fronte, poi lo vediamo. Ecco, ieri eravamo là a Lezzeno, dal cantiere Matteri, che colgo l'occasione ancora per salutare per la loro straordinaria amicizia e mamma mia! Mamma mia, ragazzi, panorama mozzafiato davvero qua. Vedi? Porca miseria. Qui davanti c'è la penisola del Balbianello. Esatto. Esatto, proprio così, cara Rita. Quando ti affacci vedrai il bellissimo golfo di, il golfo di Venere. Esatto, questo è il golfo di Venere, brava. Sì. Ecco, così guarda, chiamato proprio per la sua bellezza. Per la sua bellezza, E dove si diceva che Plinio il giovane avesse una delle sue due ville. Esattamente qui su questo golfo la villa Comoedia. E poi il mio paese, dobbiamo nominarlo, Marco, dall'altra parte. Bellagio. No, Bellagio, qua invece Lezzeno. Sì. C'è sì, un po' di rivalità. Esatto. No, no, questo è il Balbianello, il Golfo di Venere, bellissimo, e c'è la villa del Balbianello proprio più avanti. Nei prossimi giorni, poi la Rita ha pensato anche a un'altra novità, ma con calma, è un po' per volta. Non svegliamo tutti i segreti, così la gente si segue, sempre qualcosa di particolare, ma al Balbianello. E abbiamo già detto, quanti sono gli abitanti di Mezzegrad? Sono circa mille, sei abitanti. Frazioni, però sei frazioni. Dal 2014 fa parte del comune della Tremezzina. Guarda che meraviglia questa facciata di questa chiesa. Beh, anche qua però non scherza, ragazzi. No, certo. Complimenti, dice il nostro amico Vittorio, per la valorizzazione del nostro stupendo territorio. I complimenti sì, li dobbiamo fare a Rita, perché lei con un mondo turistico ci sta facendo... Grazie Rita, ma perché davvero ci stai facendo conoscere, e ho detto, ci sono anche tante altre sorprese, tante bellezze del nostro territorio che noi colpevolmente a volte non sapevamo nemmeno che ci fossero. Allora, questa è la chiesa, diceva, molto bella, perché cosa c'è? All'interno c'è un meraviglioso affresco, l'apoteosi appunto di Sant'Abbondio, che è stata fatta dal pittore Quaglio, che era di Laino, della Val d'Intelvi. Siamo tra la fine del 1600, primi 1700. Possiamo magari proviamo a vedere se riusciamo a tenere la connessione. Esatto, infatti. E guardare quella che è la cupola, perché perfetto. Qui a Mezzegro, nella Tremezzina, Max dice che la considerano la loro Cappella Sistina. Prego Rita, io ti seguo. Vieni Max, anche tu, vai pure. Sei tu il padrone di casa, io ti seguo. Vediamo se riusciamo... effettivamente, il paese della mia nonna, dice Elena. Ciao anche a Mimma, ciao a Maria Maddalena. Incanto, parla di incanto, assolutamente sì. Ecco. Guarda, prova a vedere la cupola, non diamo tutte le spiegazioni proprio perché noi come guide di mondo turistico organizzeremo un tour di Mezzegra e della chiesa proprio con la spiegazione specifica di questo meraviglioso, quando lo fate, Rita? Meravigliosa pittura. Penso fine settembre o ottobre al più tardi.
Io ti faccio solo notare, proprio da questo punto dimmi, di dimmi. Vista, le nuvole. Guarda, sembra proprio che sporgano e che escano è da vero. Questa cupola. Sembrano effettivamente vere, eh? Veramente straordinario. E poi c'è tutta una... Cioè, altrimenti staremo qui fino a stasera. No, no, no. Allora, una breve anticipazione. Quindi, Max, capisco perché poi ne siete giustamente, direi, orgogliosi di questa chiesa e del vostro territorio. Sì. Questo è un gioiellino. È un gran gioiellino, un gran gioiellino. Benissimo, allora molti stanno apprezzando che oggi appunto abbiamo fatto vedere anche questa importante zona del nostro territorio. Adesso dove andiamo, Rita? Andiamo a vedere quello che è l'atto, l'ultimo atto della Seconda Guerra Mondiale. Ah, giusto. Però Max vuole raccontarti qualche cosa che si riferisce proprio a questi borghi. Dimmi, Max. Stiamo scendendo da questa scalinata che tra qualche settimana c'è un po' danneggiato il lockdown, sarebbe dovuto essere pronta per la stagione estiva, ma sarà pronta per la stagione autunnale. Questa è una deviazione, una piccola deviazione della Greenway, sì? Che chiamiamo Via dei Borghi. Guarda, io ho stampato questi cartelli che saranno quelli da seguire, che saranno posizionati nei prossimi giorni. È una sorta di spin-off della Greenway che l'amministrazione considera sempre più una dorsale dalla quale far partire tanti percorsi tematici. Questo è uno dei percorsi più particolari, che entra all'interno di tutte le frazioni. Abbiamo messo in rete dei percorsi che erano già stati mappati anche dai comuni prima della fusione. Ad esempio Tremezzo aveva un percorso all'interno dei borghi in occasione dell'annessione di Tremezzo al club dei borghi più belli d'Italia. Ah, è vero, è vero, è vero. Mezzegra negli scorsi anni ha fatto una cosa simile con la Proloco di Mezzegra, che ha mappato un percorso all'interno dei centri storici. Ci sono dei palazzi che sono fantastici, sono tutte piccole deviazioni. Sì, sono dei borghi meravigliosamente 200-300 metri che portano il visitatore di poco fuori dal tracciato della Greenway, appunto seguendo questi segnali che vi ho appena fatto vedere, con la possibilità di scoprire angoli che percorrendo la Greenway non si riesce ad apprezzare. Vogliono sapere quando sarà quella visita, Rita, quindi quando ci sarà fatta la visita a Mezzegra, perché vedi che ha incuriosito la gente. Adriano ci saluta invece da Cetraro, provincia di Cosenza, grazie, gli dice tutto ok, va bene, bei posti. Mimma apprezza il posto dove ci troviamo oggi, ripeto, Mezzegra, posto che poi, come dicevamo prima, e adesso ve lo faremo anche vedere perché c'è un cartello, ovviamente è anche crocevia, passami il termine, Max, della storia, no? Sì, la Seconda Guerra Mondiale è finita qui. Esatto. Proprio si è messa la parola fine qui. Esatto. E adesso ci stiamo avvicinando a... Questa è la frazione di Giulino. Sì, stiamo entrando nella frazione di Giulino. Anche perché qua, prima eravamo a Bonzanigo. Prima eravamo a Bonzanigo, siamo scesi e siamo a Giulino. Vedete Giulino anche di qua Mezzegra. I palazzi storici, la particolarità di queste frazioni. Tutte costruite intorno a un palazzo storico. Siamo la conformazione, questa tipologia di conformazione nasce nel XVI-XVII. Bisogna prenotare, ci chiedono per la visita, visto che allora, come è poco piaciuto. No, Marco, allora seguite il nostro sito dove metteremo tutte le visite in programma Mondo per Turistico. Sì, sì, a dire la verità, www.guidelagodicomo.com. Guidelagodicomo.com, brava Rita, perfetto. Quindi, se non è settembre, perché abbiamo talmente tante idee che forse settembre è già pieno. E vedi che ormai ci siamo incontrati, abbiamo creato questo connubio di idee. Ecco, vabbè, ok, anche ottobre va bene, perfetto, sì. Va benissimo, assolutamente. E ripeto, ecco, adesso continuiamo il nostro viaggio qui all'interno del borgo di Giulino di Mezzegra. Questo appunto, come dicevamo prima, proprio anche un momento anche di storia importantissimo, perché ovviamente prego Max, guidaci tu assolutamente, perché non tutti sanno che comunque Mussolini era in viaggio verso molto probabilmente la Valtellina, dove forse c'era un aereo ad aspettarlo per portarlo in salvo. Mussolini si unisce a questa colonna di soldati tedeschi, circa 200 persone, 200 soldati, oltre 30 tramezzi di trasporto, e come ben sappiamo, questo lo sanno tutti, questa colonna viene fermata
a Musso, che è una frazione di Dongo. È una frazione di Dongo, esattamente. Vengono controllati tutti le persone che facevano parte di questo gruppo ed ecco che viene individuato il Mussolini. Mussolini, esattamente. Viene trattenuto per un po' nella piazza di Dongo e tu hai visitato abbiamo visitato, museo, grazie alle amiche di Imago, che colgo l'occasione ancora per salutare, Paola, poi Nadia, Roberta, se non sbaglio, esatto, che ci hanno portato a vedere anche quel bellissimo museo della storia lì a Dongo, in piazza Dongo. Assolutamente, dove alcuni italiani furono fucilati immediatamente e ci sono ancora i segni delle pallottole sulla balaustra. Da qui Mussolini poi, da Dongo, viene, trascorre l'ultima notte, quella del 27 aprile, proprio poco distanti dalla casa del presepe. Esatto. Ora è un bed and breakfast e un ottimo ristorante, Casa del Portico, vero Max? Giusto Max. E il giorno, il 28 aprile del 1945, sale su questa camionetta, percorre questa strada e... girata la curva in un punto esatto che ora stiamo ad raggiungere, decidono il CNL, il Comitato Nazionale per la Liberazione, fucilare il Mussolini. Questo è un luogo storico, sì, ovviamente. Il quale era stato raggiunto la sera prima dalla Claretta Petacci, che era la sua amante, sì. E che viene fucilata anche lei, perché sembrerebbe che si sia gettata tra le braccia del Mussolini quando ha capito che volevano fucilarlo. Tra l'altro sembrerebbe che il fucile si sia, la mitragliatrice si sia inceppata, poi hanno provato con la pistola e poi hanno riprovato ancora e alla fine ci sono riusciti, veramente. Il luogo è questo, il luogo, come ci sta indicando Rita, ha annunziato al presidente appunto delle guide di mondo turistico, è questo, è un luogo ovviamente storico e ovviamente visitando Mezzegra non si poteva non venire qui, eccolo qui, lo vedete, il luogo e la data, 28 aprile 1945. E poi hanno messo a ricordo, sono anche le foto, la fotografia. Guarda, non, veramente credimi che non tutti sanno che questo atto è proprio avvenuto qui. La storia si può dire davvero, esatto. È proprio stata, c'è molti film, documentari, attenzione Max che passa, dicevo, molti sono, le abbiamo adesso, magari qualcuno a casa può anche ricordare proprio questo luogo, questo cancello di questa villa dove appunto si decidono proprio di fucilarlo. Poi, come ben sappiamo tutti, è stato portato a Milano, a Piazzale Loreto, e lì è rimasto per quasi 3 giorni e poi è stato anche appeso a testa in giù. Guarda Rita, Anna dice storia interessante, questi luoghi, complimenti, ti fanno i complimenti perché sei bravissima. Giuseppina, posti bellissimi, ci porti a vedere, buona giornata. Mezzegra valeva la pena, un posto, avete visto la storia, i presepi, la storia ovviamente anche recente con Mussolini, i presepi, la tradizione bellissima di questi borghi, molto interessante, dice Maria Maddalena, sono molti che apprezzano, anche la nostra amica Anna Rosa. Ecco, quindi se volete venire, mondo turistico vi aspetta, vi può portare, quindi guide turistiche Lago di Como, guidelagodicomo.com sì, per avere ulteriori dettagli. Io direi che Rita possiamo fermarci qui per questo tour di quest'oggi. Ecco, c'è questo altro cartello che ovviamente ricorda le vie, esatto, ricorda e spiega gli ultimi momenti della seconda guerra mondiale. Esatto, la seconda guerra mondiale. Dopo la fine della guerra. Esatto, la fine della guerra, esattamente, sì, come potete vedere. Prego, e poco distante da qui c'è un altro monumento che è stato messo da poco, quello a ricordo di alcuni partigiani ecco, questo è che hanno cartello perso la loro vita, sì, che ricorda appunto durante la guerra l'esecuzione di Mussolini, qua, proprio in questo posto. Esatto. Max, storia, tradizione, ma anche bellezze naturalistiche meravigliose, complimenti. Grazie, poi aspettiamo tre poi mesi. Allora ricordo anche una cosa personale, che anche qui è cresciuto Davide Van der Sfross. Certo. No, è orgoglioso. È il nostro concittadino. È il vostro concittadino Davide, che salutiamo ovviamente. Bellissimo anche il territorio, perché abbiamo visto Rita la vista mozzafiato che c'era da là sopra. Grazie per averci presentato anche nel nostro tour, con applausi dei nostri telespettatori, questa bellezza del territorio Grazie lariano. Grazie a voi e alla prossima. Ormai alla prossima. Grazie Rita. Ciao. Grazie Max. Grazie di averci accolto qua a Mezzegra. Buongiorno a tutti.